benvenuti a Napoli Comic Con e tanti auguri Alessandro per questi 18 anni. Lo so che ne dimostro molti di meno, cioè, è chiaro. Sei entrata anche tu nella maggiore età. Oh, finalmente posso prendere la patente e bere. E bere, esatto. Con tutta la birra là fuori in vendita. Che spoiler, cosa? Non bevo, ok. Detto questo, no vabbè, siamo di fronte a questa incredibile torta gigante, perché se non aveste capito, J-Pop fa 18 anni e ha allestito una roba assurda all'interno di dove siamo? Siamo all'interno dell'Asian Village. Eh già. Purtroppo questa torta non è commestibile. No, che io c'ho una certa famina, ma detto questo, siamo ogni anno il Comic Con ci sorprende con bambini che si ammazzano con degli allestimenti sempre più fighi, sempre più belli, più belle degli altri, e quest'anno veramente si sono superati, il prossimo anno sarà ancora meglio, ma sarà sempre così ogni singolo anno. E siamo in realtà qui per farvi vedere un sacco di robe belle che hanno allestito quest'anno proprio all'Asian Village, quindi vi portiamo in uno dei nostri soliti giri in cui giriamo, perché nei giri di solito cosa si fa? Si gira, esatto. Giriamo intorno. Allora, andiamo a vedere. Continuiamo con tutta questa zona dedicata a J-Pop. Mentre... comunque la torta che sgocciola con questa scritta figa, We Are Manga, bellissima. E tutta J-Pop, ovviamente tutta sempre J-Pop, esatto. In tema però, rosa. E perché? Che altro colore volevi dare? Rosa. Il rosa. Scusate, un momento persone che ha appena finito di qua possiamo di vedere. Oh mio Dio. La cosa più interessante dei lapsus della R Mosha. Qual è il lapsus? Manga. Ah, il lapsus della R Mosha, non capivo. Oddio, qui abbiamo The Rising of the Shield Hero. Hero, sempre R Mosha. Dillo bene con la R Mosha, se puoi. Con l'artista della 9, l'ospite alla fiera. È già assolutamente. Quindi se già non avete comprato il manga, lo trovate qui. Assolutamente. Comunque. Oppure se non potete essere qui, perché non è che tutti possono essere qua, chiaramente, palesemente. Guardatevi l'anime su Crunchyroll. Guardate l'anime su Crunchyroll. Oppure date nella vostra fumetteria di fiducia. Però c'è anche un'altra cosa che a me piace tantissimo. Chi segue l'anime talk lo sa. Ah, bello quello. Che è Food Dungeon, che è tipo il mio anime di punta della stagione, per quanto mi riguarda. E poi la versione super mega figa di Frieren con il booklet. Sentite questo fanfare amore. Fanfare of Frieren, che è spiega cartonato. La sigla, cioè, di Yosobi. Fighissimo. Ed è in edizione limitata, se non sbaglio. Sì, però c'è solo scritto limited edition. C'è anche scritto, ma io, come ho detto prima, in live non so leggere, infatti io guardo solo i cartoni. Senza i sottotitoli, perché non li so leggere. Persone, questa è la variant dell'estate in cui Caro è morto. Vai, questa è... spiega tutto, spiega allora, tutto. Vai, spiega. Ovviamente non sono una grande esperta di io questo titolo, leggere, ma quindi. È bellissimo. Comunque mi permetto di prendere il volume per farvi vedere l'effetto lucido. Bellissimo. Molto particolare. E in più, sempre per la stessa serie, troviamo anche un'edizione limitata del quarto volume. Che bella questa, con questa... quella, con la cartolina, sì. Del... come si dice in italiano? Scattered. Spaccato, con grazie. Questo vetro rotto, no? E anche qua prendo piano piano un volume, se riesco, senza rovinare niente. C'è un effetto lucido, quasi di riflesso, appunto, per rendere l'idea dello specchio rotto. Per chi è amante veramente della figo. Serie, veramente trovarsi due edizioni particolari, solamente quattro volumi, tanta sì, roba. Esatto, veramente, cioè, vuol dire che è un titolo che ne vale la pena. Vale la pena ed è molto amato. Esattamente. Anche questa è un'altra nuova serie, molto pubblicizzata, molto apprezzata, Tales of Reincarnation in Made Air. Quindi comunque spero di averlo pronunciato bene, perché ancora va bene. Perfetto, comunque top. È una di quelle storie che piace tantissimo comunque a chi è appassionato di storie d'amore, di crescita. Per tutte le persone che invece amano questo fumetto, invece questo target invece lo consigliamo. Invece quest'altro, ma questo box che cioè è veramente una roba che tutti i volumetti tranquilli, e poi c'è sto mattone, wow, sto mattone di Wet Sand, che è veramente, tu lo conosci? No, sono completamente ignorante. Dovrebbe,
cioè, sì, contenuto esplicito, è tutto con la pellicola, cose piccanti all'interno di questo, di questo volume che esce, se non mi sbaglio, proprio qui. Potrebbe essere un, potrei aver detto una cosa, allora ricordo che comunque era tanto atteso, era molto atteso questa edizione con cofanetto, si vede che è stato trattato bene come edizione per gli appassionati del BL o delle cose interessanti, di entrambi. Esplica interessante. Quanto spicy? Abbastanza spicy. È molto spicy, talmente spicy da doverlo rinchiudere, no, in una, in modo che non possa essere letto se non prima di comprare. Ora sapete. Ora sapete e mi raccomando, comprate. Wink wink. Per un pubblico, ok. Poi vediamo che cos'altro abbiamo. Black Letter, che c'è anche l'autrice se non sbaglio, sì. Ma Nicole, raccontaci, perché sappiamo che tu sei una mega fan. Rubo il microfono ad Olimpia, ma tu continuerai a riprendere Black Letter. Io faccio vedere qualche pagina. Da noi in live oggi è venuta Mojiko, l'autrice, e ci ha parlato un po' di come è iniziato tutto e dell'opera, quindi vi consiglio comunque di recuperarla. Trovate il manga, se avete acquistato la preview a Lucca, io dico, questo è assolutamente un recupero da fare. Il manga lo trovate sia lo Stand J-Pop che da Edizioni BD. È una storia, direi, molto interessante e un po' fuori dal comune. Parla di questi angeli che danno una lettera agli umani e che deciderà, insomma, quando dovranno morire. Quindi, questo tutto nella preview, no spoiler. E quindi questi umani si presentano un po' come dei nostri becchini, ma li vengono chiamati in un altro modo, e praticamente muoiono prima della data a loro destinarsi, e in questo mondo si crede tipo che gli facciano una sorta di favore. C'è un po' tutto da capire, questi angeli sono buoni o sono cattivi? Chi lo sa? Leggetelo, lo scoprirete, devo scoprirlo anch'io perché l'ho acquistato oggi. Ma posso dire che questi angeli mi ricordano molto ai Banner e Mei, che è questo anime che abbiamo visto io e Zell. No, non è vero, è molto più famoso. Però che belli questi becchini, cioè se fossero davvero così i becchini, io reputo che questa tanta roba. Questa artista abbia un tratto veramente veramente bello, se posso dire. Poi se acquistate magari da Manga Io, no sponsor, però se acquistate e ricevete le loro cartoline, sicuramente lo apprezzerete perché sono della stessa autrice. Fantastico, fantastico. Proseguiamo con questo, cioè il banco è veramente enorme, ci sono un sacco di titoli super super interessanti. Adesso sta anche entrando un po' più in Olimpia che leggete, dice, innocent. Leggete Innocent. Me lo consigli? Perché me lo consigli? Allora, io sono molto di parte. Dimmelo. No, perché ho studiato comunque la figura di Charles-Henri Sanson, ho letto la sua biografia in lingua francese. L'ho portato anche all'esame di maturità. Cioè, è proprio mega fan. Sì. Ma che disegni! È una storia di boia e di una Francia in pieno periodo della sua rivoluzione. E in questa serie si vede non solo l'atrocità di quel periodo storico, ma si vede anche la bellezza in quell'atrocità. Ed è proprio questo contrasto, questa dualità che rende ogni singola tavola, ogni singola vignetta un qualcosa di spettacolare che ti mozza il fiato. Sto vedendo delle tavole veramente veramente incredibili, se posso dire, cioè proprio il livello di tratto. Secondo me è uno di quei manga che magari non ti interessa, dimmi se dico una stupidaggine, che magari non ti interessa il soggetto, ma a livello artistico può davvero catturare l'occhio, perché aiutone, sì. Aiutone, che tratto, signori, che realismo, veramente veramente bellissimo. Sakamoto Shinichi si è evoluto tantissimo da The Climber fino all'appena pubblicato hashtag DRC, cioè Dracula, comunque. Certo. Tanto di DRC c'ho la variant di Simone Di Meo. Esattamente. Sono fan di Simone Di Meo. Bravissimo. Però comunque anche chi non è avvezzo, chi non mastica tanto la storia della
della Francia, assolutamente leggete questo manga. Ok, e siamo di nuovo qui dove siamo, dove eravamo prima esattamente. Ci siamo messi comodi davanti allo stand di Star Comics. Perché anche loro hanno delle novità qui al Comic Con. Tante novità, tanti ospiti. Tanti ospiti, assolutamente. Ma poi in realtà chiediamo l'aiuto del pubblico perché, come dicevo, io non so tanto leggere, per cui vorrei che qualcuno venisse a spiegare un po' queste nuove uscite, insomma. Scarecrow, The Secret of Scarecrow, facciamo un attimo vedere. Questo è uno degli autori ospiti europei di Star Comics. Vanno un sacco adesso gli autori europei, perché anche il fumetto europeo, declinato con le tinte del manga, sta andando, e vanno tantissimo. No, infatti stanno spingendo moltissimo Star Comics. Prima abbiamo avuto ci sono stati altri annunci di nuovi arrivi sempre nel mondo europeo, e non possiamo fare altro che essere curiosi, perché c'è tantissimo ancora da scoprire. Non c'è solamente il Giappone, non c'è solamente l'America. Ci siamo anche noi, cioè anche siamo anche noi, anche il Giappone sta scoprendo che ci siamo anche noi, vuole le nostre storie. E rimangono stupiti. Ma quindi? Quindi questa è una delle proposte di uno degli ospiti. Così facciamo vedere qualche tavola, insomma. Allora, questo ovviamente, come potete vedere, ci sono tantissimi riferimenti per quanto riguarda il manga fantasy in generale. Ho capito. Abbiamo avuto anche un evento a Roma con Jin Sarbo e anche con altri ospiti. Stuposo, stupendo. Oddio, bellissimo. E abbiamo avuto lui e anche Dao Soi e anche Federica Di Meo. Tutti e tre ovviamente riconosciutissimi, altre sono delle novità. E un'altra proposta sempre. Aspetta, a livello aspetta, che facciamo vedere a Federica Di Meo, giustamente. Federica Di Meo. Wow! Da Somnia siamo passati agli incubi che devono provare paura. Questo conosco un sacco di gente che potrebbe considerarla waifu material, ma ok. È waifu material. Ho una mia amica che potrebbe morirci dietro, ma ok. Devi comprarlo allora per la tua amica. Non fatemi fare nomi, stavo per farle direttamente un attacco. Prego, prosegui pure. Allora, come potete vedere c'è anche qua dark fantasy, ma proprio dark, con certe tavole che ti colpiscono per quanto sono intense, per quanto sono crude. Wow, che dettagli, signori. Gli sfondi che sono completamente disegnati a mano. Wow, ma lui è palesemente il c'ha proprio la faccia da coprotagonista sfigato che si svelerà invece utile in futuro? Non posso fare spoiler. Non puoi fare spoiler, mannaggia. Leggetevi il manga. Volevo sapere se ci ho preso. Siamo arrivati al terzo volume. Comunque anche Federica Di Meo, ospite della fiera. Se siete qui, prendete un bel volumetto e vi daranno anche una cartolina e avrete anche la possibilità di farvelo autografare. Wow, fighissimo. Quando c'è l'autore in piedi. Guardate qua. Madò, che roba. Guardate qua. Che roba, signori, che roba. Wow. Cos'altro? Oh, è caduto il cavalierino, è giusto. Perfetto, rimettiamolo a posto. Sono io che non sono in grado. Dritto, ciao. Okay. Perfetto. Qua chiamo a parlare l'aiuto da casa. Innanzitutto, come si pronuncia? Allora, da quello che so io è Shenze. 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 Apriamo Shenze. Se conoscete le autrici, sono le stesse che hanno fatto Spiderweb per Jundo. Questo però era sempre disponibile sull'applicazione e questa volta è stata stampata ed è stata fatta appunto una collaborazione, la prima collaborazione tra, per la prima pagina, Star Comics e Jundo. Wow! Allora, se vi piace un po' l'horror, storie un po' spooky,
devo dire che in alcuni casi a me hanno messo un po' in soggezione, non vi dico paura, ma molto in soggezione. Ma tipo psicologica o ribrezzo? Ribrezzo, ma mi sento di dire, io ho letto solo il primo volume, mi sento di dire vediamo come va avanti, perché ci sono alcune immagini e tavole in generale che, devo dire, colpiscono. Cioè, immaginati, adesso no, così faccio, perché comunque questo, ricordiamolo, è un webtoon che è stato, stampato. Immaginatevelo a scrollo, tu scrolli, scrolli e poi bam! Chiaramente, no? Fantastico. Devo dire, questa è la prima volta che lo vedo cartaceo, perché io l'ho letto solo online, appunto sull'app di Giundo, e secondo me è anche impaginato molto bene. Perché è molto difficile fare un impaginato. Esatto, perché immaginatevi scrollare le tavole in verticale e ritrovarsele poi comunque su un foglio. Certo, è completamente diverso, deve essere tutto rifatto. Fantastico. Ma comunque sto notando un pattern, cioè spaventapasseri un po' green dark, dark fantasy, spooky a bestia, cioè c'è un pattern del cioè. E in direi questo momento si vede che vanno molto tantino, no? Sì. Quindi amanti del thriller, amanti dell'horror. E dopo ci torneremo su un po' inquietante. E dopo ci torniamo molto bene, ma ci immergeremo letteralmente in una folla inquietante. Ma finiamo per con questo piccolo viaggio in queste novità, che è la variant anime di Solo Leveling, che ha avuto un successo incredibile, il fumetto da cui è stato tratto l'anime, appunto, che potete vedere su Crunchyroll doppiato, esattamente. È stata fatta appunto una variant per celebrare di nuovo una collaboration, perché voi potete trovare questa roba su Crunchyroll, con appunto la copertina con il character design e la colorazione dell'anime. E la visual dell'anime. Esattamente. Per i veri appassionati di Solo Leveling, che hanno amato anche l'anime, questo è sicuramente qualcosa da non perdere. E se invece avete visto solo l'anime, questo è un buon modo per iniziare a leggere il manga e acquistare il primo volume. E perché se vi è piaciuto l'anime, figurarsi il manga. Devo trovare la sta... Vabbè. Bella paginetta, eh? Spoiler per chi non ha visto ancora niente. Vabbè, la prima puntata, signori. Male se non l'avete ancora visto. Mi sento un po' strana. Che è successo? Non lo so. Ma dove siamo? Ma siamo in un film? Più o meno. Tipo i Gremlins. Oddio, è spuntato un qualcosa. Cosa ti è successo? Niente. Non lo so. Stavamo camminando, a un certo punto non mi sono più sentita il corpo. Non mi sento più le gambe e tutto il resto. È inquietante questa cosa. È inquietante, ma è tutto questo abbastanza inquietante? Un esercito di gente con lo stesso medesimo volto che tiene... Ho trovato un po' di persone che volevano venire nel nostro video. Uccidendole in maniera violenta e dicendo: ah, ora sei costretto a partecipare a un video di Anime Click, adesso ci stai perché devi. E adesso? Adesso esci da lì, per cortesia. Aspetta. Cosa sta succedendo? Olè? Mi è ricomparso il corpo. È ricomparso, lo senti di nuovo? Ti senti? Non lo so, mi devo un attimo riprendere, ho vissuto Perfetto. Un'esperienza... Mentre tu riprendi io... Siamo all'interno della piccola, come dire, il piccolo angolo dedicato a Shibatarian, la nuova opera che sta presentando Star Comics in questi giorni, per cui ha allestito questo photobooth bellissimo. Esatto, questo bellissimo photobooth pieno di Shibata. Perché c'è l'autore ospite anche qui. C'è l'autore ospite ed è una storia, è un thriller, un thriller horror, psicologico horror, una roba un po' strana, tipo è la storia di questo tizio che è assolutamente anonimo, è letteralmente anonimo. Cioè è una faccina, è una faccina con gli occhi verticali, assolutamente inespressivo, tanto che la gente non lo nota, ma lui, diciamo che ha la capacità di moltiplicarsi, tipo quando tocca l'acqua, come i Gremlins, no? Sì. Se avete presente quel film degli anni 80, infatti sembra molto ispirato ai Gremlins,
E lui si può moltiplicare ed è anche un po', come dire, non esattamente buonissimo, cioè mezzo pazzo, pluriomicida. E dici poco. Insomma, veramente, veramente molto carino questo piccolo angolo. Ve lo facciamo vedere e... Oh no, che è successo? Purette la testa, no? Auto decapitata. Ok. Ovviamente per chi fosse interessato ricordiamo sempre che di Shibatarian, oltre al volume 1 normale, c'è anche la variant bellissima con il bel faccione in primo piano di Shibata. E andiamo a vederla? Andiamo a vederla. Cosa è successo? Ciao Shibata! Anche tu sei Shibata? Sì! Incredibile! Ebbene signori, eccoci a farvi vedere il primo volume di Shibatarian che stanno presentando assieme alla maschera che vi regaleranno con l'acquisto di un volume di Shibatarian, per potervi immergere anche voi nell'atmosfera assolutamente inquietante di questo manga, di questo tizio che si duplica, e tutti quanti prima o poi diventeranno Shibata. Anche io divento Shibata. Ci fai un po' vedere queste allora, versioni? Allora, posiamo un attimino le nostre bellissime maschere, facciamo vedere l'assurdo di questa. Dai, fai tu. Partiamo da qua, c'è cioè questa copertina con una testa mozzata che dice ciao. Cioè, più che altro lui è sottoterra. È sottoterra, cioè, sì, è completamente scavato sotto un ciliegio. Però io penso che un fumetto sia meglio vedere come disegnato, insomma, perché un senso è parlarne, è un senso è farlo vedere. Questo è il tratto dell'autore. È assurdo, è semplice, assurdo. Almeno appare semplice nelle scene normali, ma il bello viene fuori quando arrivano le scene paranormali. Anche paranoiche, probabilmente. Molto paranoiche, guarda, io ho paura dei cani. E lui è adesso. Stato che è l'altro, il coprotagonista, che è sostanzialmente l'unico della classe che era... una classe che era solita ignorare questo, il povero Shibata, invece lui non lo ignora, quindi diventano in qualche modo amici, ma lui è un po' inquietantino. Sono legati dall'amore del cinema, però. È già, infatti il fumetto è molto ispirato ai film horror americani degli anni 80. Tant'è che prima parlavamo di Gremlin, è proprio a Gremlin in qualche modo che questo fumetto si ispira, anche nell'ottica di voler essere una specie di horror, un thriller che però può essere letto da tutti, no? Sì. Quindi è inquietantino, ma insomma non vuol dire che non dormirete la notte. Non per è carità, gore. Ecco, un cinema il pieno comunque tanti Shibata, che è una cosa un po' inquietante. Esattamente, uscirete dalla vostra casa e vedete le persone con il volto di Shibata, ecco, insomma, non è una situazione esattamente proprio piacevole di comfort. E là, tanti e là in fila e in coro. E quindi questa è la versione presentata qui, mentre questa è la variant col faccione gigante in faccia, così. Come se non avessi ancora capito, no, qual è la faccia di Shiba. Ma non chi l'avete è Shiba? Già visto prima questo? Lo vedete? Have you seen this man? Per quella, esatto. Il manifesto. Lo vedete letteralmente ovunque e anche sulla copertina. Quindi insomma, guardate, arriva anche con un fantastico segnalibro, letteralmente è là il vostro segnalibro che vi parla e vi dice ehi là, quindi questo volto che viene moltiplicato all'infinito, e questa appunto era la versione. Bellissimo. E anche quest'altra cartolina. E questa è la prima pagina diciamo a colori disponibile su Manga Plus, perché prima questa sia prima di arrivare in formato cartaceo, era disponibile su Manga Plus. Quindi comunque hanno realizzato questa cartolina bellissima con questa illustrazione. Dietro c'è un codice QR dove potete leggere online gratis le prime pagine, quindi se ancora non siete sicuri dell'acquisto, avete dei potete dubbi, dagli un occhio, ecco qua il QR, scansionatelo, che faccia a Shibatarian e decidere se acquistarlo o meno. Ma ricordiamo che se lo acquistate vi danno anche la faccia inquietantina. Ora mi trasformo, ciao. No, io non c'ho più voglia di trasformarmi, che mi fa ansia. Siamo partiti.
appena visto? Visto? Questa qui ovviamente, per chi non lo sapesse, è Franco Italiano. Sì. Sa, questo effetto poi tra il colore scuro e il bianco che ha un significato nella storia molto molto bello. Veramente stupendo, super consigliato. E passiamo alla parte. Andiamo un po'. In alcuni tratti ti sembra di vedere più un manga, diciamo. Per esempio qua, però poi subito dopo ci sono questo, le esagerazioni, esatto, esatto. Molto più americano, bellissimo. Sembra carinissimo. Abbiamo teoria di questo. Pinky suona sempre due volte nel paese dei pirati selvaggi, Utopias, i primi due di Darwin Incident dell'autore, preso il tagliandino e troppo grande, hai capito, Frankie? Voi che mi dite invece? Quanto è bello in questo... l'ho già preordinato.
la faccio. Ma abbiamo un film insieme. Con Appa. La spilla con Appa, perché conosce il franchise del futuro dominatore dell'aria, perché il Flying Bison, il Zonte Volante italiano, scusate, io sono anglofona di questa roba, si chiama Appa, che si attiva se mi chiedi Gip. Ed oggi sono Gip di Corra, che è lo spin-off di L'ultimo dominatore dell'aria, che adesso dirò una cosa per cui verrò fucilata, io preferisco ad Avatar personalmente, meglio questo ce li ho tutti quanti, questo ce li ho tutti quanti presi a day one quando sono usciti, sono veramente un po' di tavole. È molto particolare perché è una raccolta di racconti, ogni disegnatore cambia per ogni racconto. È un'antologia. Sento che è una raccolta di racconti e il disegnatore cambia. Cambia per ogni racconto e si vede tantissimo. Sono veramente una cura, cioè molto 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 curate, bellissime. Sì, poi sì, aspetta che te lo tieni. Questo qua devo ancora leggere, il documento della ragazza del mare, che è il documento della moglie di Andy Stevenson, il creatore di She-Ra. Attirazione nei livelli delle grafiche, top. Ma anche questo sembra, cioè, ho visto Papa Francesco o vabbè, sì, c'era Papa Francesco a un certo punto. Wow, wow, era Greta Thunberg. C'era l'immagine della ragazza. Sì. Sì, c'era anche un bambino nudo, spero che non facciamolo troppo vedere il bambino nudo, per favore. Bellissima questa. È Greta Thunberg, suppongo. Veramente bellissimo. Wow. Hanno dei, a me piace, tenta due, il fatto che abbia dei quattro cuori con degli stili talmente diversi, che ci viene veramente per tutti i gusti. Come sei in alto che manca in aria per il omaggio? Wow, che è bellissima! Oh, grazie! Grazie mille! È veramente, veramente bellissimo! Ho visto... Grazie, così evito di distruggerlo! Guarda qua! Questo qui è uno stile del franco-belga che... Sì! Io piango in giappo-napoletano! Cioè, che roba! Ci sono questi piccoli particolari che a me mandano ai matti, è una roba fantastica. Noi che leggiamo molti anche manga siamo abituati a volte non vederli i fondali. E quindi io c'ho questo meme di Bleach che non fa mai, che il Decubo non fa mai i fondali, per cui ogni volta che affronto un manga dico, oh mio Dio, li ha disegnati, incredibile. No, c'è da riconoscere che giuro, sapete, la grafica francese di quella manga. L'infanzia. Ecco, facciamo un viaggio nei ricordi. Credo sempre quello più scomodo. Per chi ha
perché se no sente poco, esatto. Puoi tenerlo anche in mano se vuoi. Allora, in realtà Monster Allergy ha una storia un po' particolare. Voi come siamo? Voi conoscevate il cartone animato o leggevate il fumetto? Come? Cartone animato. Cartone animato. Okay. Sappiate che il cartone non c'entra niente. Come capita spesso. Come capita spesso, esatto. Il libro è sempre meglio dell'adattamento. In realtà la serie nasce con il fumetto dei Nicola, quindi più precisamente dico i spilladini. I spilladini. Grazie mille allora.
dove dietro la nostra camera ben c'è un bellissimo mega dungeon. L'ingresso di un dungeon gigante. Hanno fatto questa sezione dove all'interno è possibile giocare di ruolo, quindi fare delle sessioni, probabilmente one shot, perché altrimenti durerebbero 3 anni. Esatto. E quindi c'è un sacco di gente che effettivamente sta giocando, immagino che ci siano diversi master, però l'ambientazione è fatta molto bene, come se fosse una taverna, di una, cioè sì, l'interno di una taverna, di una locanda. Bellissimo. Sembra dentro un dungeon. Sì, sembra, esatto, dentro un dungeon, ci sono anche, vedo una, come si chiama, un tomo. Ci addentriamo. Sì, non credo che possiamo... No, esatto, però... io non sono mai entrata in un dungeon prima, sono troppo contenta. Ma neanche io non ci... No, esatto, cioè non è... Non ho particolare interesse a entrare in un dungeon, Però è bello, perché è stato fatto molto bene. Giochi da tavolo. Però più che un dungeon sembra una chiesa, una, cioè vedi che c'è una vetrata. C'è pure la vetrata con la croce. Non è colpa tua. Non è colpa mia, dice. Cioè, Oli è andata dalla vetrata. Abbiamo. Quindi cioè, sembra più una, l'idea di una chiesa, un ingresso di una torre diroccata, però comunque molto vabbè. Figo. Sì, esatto. Dall'atmosfera giusta. Qua hanno fatto, si chiama Mega Dungeon perché se avete una penna possiamo metterci a disegnare i dungeon, quindi i mostri del dungeon. Cioè tu vai a chiedere e chiedi l'autorizzazione e ti puoi creare delle zone del dungeon, quindi non come hanno fatto qui alcuni che hanno scritto, hanno giocato a Tetris, però puoi aggiungere per esempio dei Mimic, Freeren sarebbe molto contenta di questa cosa qui, aggiungere delle sezioni per completare questo enorme dungeon e poi se non sbaglio alla fine ci sarà una competizione tipo domani sera o domenica dove la gente giocherà in questo dungeon che è stato creato. Questo qua mi fa impressione comunque, ho paura per i poveri esploratori che entreranno in quella stanza. Eh sì, sembra non qualcosa di bello, c'ha l'intestino di fuori, quindi vabbè, un po' gore come cosa. Però è molto bella l'idea di base, peccato che se non lo finiscono qualcuno arriverà qui e si perderà. Quindi, vabbè, niente. E stavamo dicendo l'Orcana. L'Orcana è il nuovo gioco di carte. Ormai c'è da un paio d'annetti in realtà. Un paio d'annetti? Sì, io sì. Pensavo fosse diciamo tipo che è relativamente recente. No, è un pochino più, ma di poco, Quindi se siete amanti anche delle artwork, l'Orcana è veramente fantastico. Ovviamente va avanti ad espansione come tutti i collecting e trading card game. Ed ultimamente sta andando veramente veramente un sacco, come tra l'altro sta andando il trading card game di One Piece per esempio. Io sto resistendo a tutto perché quando inizi a prendere giochi di carte, essendo che se poi dopo magari puoi giocare in competizione devi rimanere aggiornato, certo. Quindi spendi un sacco di soldi. Io con Yu-Gi-Oh! Tu hai giocato a Yu-Gi-Oh! Io da piccola giocavo a Yu-Gi-Oh! Tu hai giocato qualcosa? Io avevo iniziato, come si chiama, quello che è uscito una decina d'anni fa. Forse of Will? Sì, e perché anche lì artwork cioè, bellissimi. Ma è, manga. Esatto, era il periodo dell'università, okay. E non avevo un pio, quindi non potevo... Era un dramma. Sì, avevo iniziato a giocare e poi dopo non ci riuscivo a stare dietro, quindi... Io ho giocato a Magic, ho giocato a Yu-Gi-Oh! E diciamo che l'Orcana mi ispira un sacco perché a me comunque i design dei personaggi Disney piacciono veramente tanto. Sono veramente belli, prima sì, facevano sì. Vedere un video che belli, con che roba. La rappresentazione ciao, dei personaggi e c'era una presentazione con Ursula sullo sfondo come nemico ed era veramente fatto bene. Comunque sono personaggi che bello. Tu conosci già. Certo, quindi... ma li vedi in un contesto completamente diverso e li puoi usare. C'è anche del in un certo senso una presa di possesso sulla mitologia, sì, sì. Che è veramente molto bella, è accattivante, capiscono da dove derivi l'ossessione.
attenzione nei confronti di Lortana. No, è molto bello. E poi vedo che ci sono una sezione oltre dei TGG, perché lì stanno giocando al gioco di carte di Star Wars, perché c'è anche quello effettivamente che sta andando molto nell'ultimo periodo. C'è tutta una sezione dedicata anche al gioco da tavolo. Io sono una grandissima appassionata di giochi da tavolo, ne ho abbastanza, non quanti mi piacerebbe, perché essendo i giochi da tavolo in scatola occupano uno spazio veramente enorme. Venendo tipo dai 40 euro in su a piotta, mamma mia, di un dispendio economico abbastanza importante, però comunque devo confessarti che anch'io a casa ho una parete piena di giochi da tavolo, perché mio padre è un appassionato e quindi siamo pieni sostanzialmente. Ho dimenticato di portare un gioco bellissimo a Comic Con, sarebbe piaciuto veramente tanto a tutti. Io non farò pubblicità, però poi dopo in separata sede vi spiegherò come si gioca. No, vabbè, lo dico che cos'è, è Happy Salmon. È bellissimo. Ma cos'è? È veramente stupido. È un party game. Sì, è un party game. E sono curiosa adesso, però, perché non ho mai praticamente sentito. Tu hai delle carte, hai delle modalità di cose da fare, quindi tipo batti pugno, che è così, batti 5, cambio giro, non cambio giro, cambio posto e ti scambi con un'altra persona. E c'è anche poi Happy Salmon che si fa così, no, così. C'è Happy Salmon. Qua c'è Jessie che sta passando in fiera. Ciao Jessie! Saluta. Ciao. Ok, niente, stiamo facendo un giro e spiegando cose in fiera. I giochi da tavolo che esistono anche loro. Okay, sì, perfetto. Facciamo scoprire tutto. Buon proseguimento. Ciao. E dicevo, e queste sono le carte che tu hai, lo scopo è finire il gioco. Cioè finire le carte che hai in mano e fare combinazione con la prima persona che hai, quindi è molto, cioè che ha la stessa carta, quindi sei lì, gente che dice batti pugno e nessuno c'ha quel batti pugno, e quindi sei, sarebbe fighissimo provarlo. Infatti sì, sembra divertente. Prossima volta lo porto. Portalo poi, tipo come Stress Relief a Lucca. Ah no, sì, Rossellina l'ha provato, si è divertita molto, ha riso come, perché c'è anche la versione silenziosa dove tu non dici batti pugno, ma fai solo i gesti e senti gente che ansima perché nessuno la caga. Sembra veramente stupendo. Ve lo consiglio se lo vedete, tanto non costa tanto. E c'è anche un escape room, vedo, anche le escape room stanno facendo un sacco di successo, ne stanno aprendo sempre di più in tutte le città. Sì, è vero, è verissimo, anche perché creano un'atmosfera davvero immersiva dove praticamente in un'ora tu sei intrappolato all'interno di una stanza, oppure quelli che a me piacciono anche molto sono i LARP, quindi dove impersoni un personaggio per un periodo di tempo limitato e devi giocare all'interno di quel mondo. Però l'escape room sicuramente in una fiera è molto più agile da portare. Sì, diciamo che sono delle vere e proprie scenografie. Qua ce ne sono due poi. Sì. Una a tema tipo sono enigmista e un'altra come la casa di carta. Sì. Quindi c'è anche scelta, non ce n'è una sola, tu dici. Sì, avevano iniziato già anche in altre fiere a farli queste escape room qualche anno fa. Una mostra, giusto, questa su D&D? La mostra raccolta dei 50 anni di Dungeons & Dragons dalle origini, quindi dal 1974 praticamente al 2024, quindi avete tutto un excursus su tutto quello che è Dungeons & Dragons dall'inizio, proprio dalla sua fondazione fino in avanti. Quindi anche alcuni manuali? Ci sono soprattutto manuali, alcune scatole diciamo di antiquariato, ci sono alcuni gadget un po' particolari prodotti negli anni 80, all'inizio degli anni 90, qualcosa della Wizard of the Coast degli ultimi anni. Pochi effettivamente conoscono la storia di questo mondo che è nato negli anni 80 e che ha dato praticamente il via a tantissima narrativa. Se immaginiamo anche soltanto, guarda ci sono le versioni giapponesi dei manuali. Ma è il manuale del giocatore, il manuale dei mostri. Quella là è la quarta edizione. Ma non parliamo della quarta edizione, Rica. Io ho iniziato a giocare D&D con la quarta. Perché?
Io ho iniziato con la 3.5 e poi ho visto la quarta e ho detto no e sono passata alla quinta edizione. Però è una cosa da non dire in una mostra di Dungeons and Dragons, ma... Aver iniziato con la quarta? No, è che non esiste solo Dungeons and Dragons nel mondo del gioco di ruolo, no. Perché ci sono tantissimi manuali. Molto validi. Molto molto validi, molti però altri... è quello che è diventato più famoso, probabilmente grazie anche a Stranger Things. È veramente sono molto figo. Molto belle. Cioè ci sono delle avventure che sono molto belle, hanno fatto anche dei Kickstarter, molti facendo delle avventure D&D, tipo c'è anche quella su Dante's Inferno. Sì, l'inferno quel di Dante, Signore degli Anelli. Sì, senso, The Witcher. The Witcher. Cioè, The Witcher c'è proprio il manuale. Sì, questo c'è di gioco. Esatto. Però è basato su D&D, mi sa. No, è un sistema di 6, se non sbaglio. O un di 10, no, di 6 mi sembra. So, l'ho anche giocato. Se non sbaglio, o è un dragonide o è un coboldo. Mi sembra che i dragonidi sono più alti. Questo dovrebbe è essere un coboldo. Sì, siamo d'accordo. Sì, i dragonidi sono un po' più grandi, ecco, insomma. Potete vedere Erika, è un coboldo. Però chissà quante persone conosci che giocano di ruolo? Io e i miei amici giochiamo di ruolo, conosco altri che giocano ad altri giochi al di fuori di D&D. Perché? Infatti altri giochi all'infuori di D&D. Però non ne vedo. Scusate, io devo deve farsi un selfie. Un selfie col coboldo. Mi state perdendo questa metanarrazione di riprendere Erika che si autoriprende. Scusate, devo fare il selfie col coboldo. Che vuoi non fare il selfie col coboldo? E poi ci sono le varie, come dire, espansioni dell'universo mediatico di Dungeons and Dragons. Anche perché poi c'è stato il film di recente. C'è stato il film, esatto. Honors Among Thieves si chiama. Sì, in... che ci sono state delle diverse scuole di pensiero su questo film. C'è chi gli ha fatto cagare, chi lo ha apprezzato. Narrativamente parlando, è banale, però ha apprezzato quelle chicche. Ma tu cosa l'hai visto Vox Machina? No. La serie di Netflix, suppongo. Sì, che però è fatta dalle campagne GDR di... Esatto. Quello che abbiamo notato anche con i miei amici giocatori di ruolo è che molte scelte narrative erano spiegabili se tu conosci il gioco, il manuale, no? Del film. No, stavo dicendo di Vox Machina. Ah, di Vox Machina. Ma penso anche nel film. Non l'ho visto Among Thief, non l'ho ancora visto. C'è una ignorante, scusatemi, mi sento così. C'è una scena molto bella del film che c'è anche nel trailer, quindi non è uno spoiler. Dove loro devono resuscitare un morto e chiedergli informazioni su quello che è successo, no? E quindi lo resuscitano. Vado piano. Intanto facciamo questa passeggiata. Non volete un mio primo piano? Intanto stiamo facendo questa passeggiata che sembriamo Alberto Angela in Pompei, no? Proprio molto scialli che vi spieghiamo. E comunque cose. Praticamente devono suscitare questo qui per fargli delle domande. E quando tu resusciti un morto puoi fargli massimo 3 domande, dopodiché rimuore. E c'è questo gioco dove gli fanno delle domande stupide senza farlo apposta, no? Tipo, ma quindi posso farti 3 domande? Sì, ed è una. Ok, sei sicuro? Sì. Ma perché gliel'hai chiesto? Non lo so, e muore. E quindi... Fantastico, fantastico. Vediamo se ci sono i miei preferiti. Madonna, quanti sono? Non li sì, eccoli sapessi quanti qua. Ne abbiamo a casa. No, non sono quelli là, sono questi qua. Questi mi piacciono veramente molto, quelli di legno, costano... Sono tantissimi. Anche orecchini. Ma sai cosa? Io odio rollare i dadi. Quando facciamo le avventure le facciamo tutte narrative. Però sono belli i dadi, proprio un cimelio. Io sono uno di quei giocatori che molti DM odiano. Perché io piuttosto che combattere uso la dialettica. Brava, brava, così si fa. Ma e poi... quindi... Nell'ultima campagna che sto facendo, dove Lorenzo è il master, siamo arrivati ad un punto dove lui si aspettava che combattessimo contro sta megera e io invece l'ho intontita con le parole, nel senso che no, ma guarda, se ci lasci andare, noi sì, guarda, ti promettiamo questa cosa qui. Siamo usciti, abbiamo liberato l'unica cosa che aveva detto di non liberare.
e siamo scappati. Bellissimo, avete letteralmente ribaltato la scacchiera. Sì. No, vabbè, ma perché abbiamo fatto il piccione del fatto turno. Il piccione di turno. Ma poi in realtà giocare di ruolo non vuol dire soltanto tirare dadi, no. Anche perché ci sono altri sistemi di gioco più basati sulla dialettica. E ricordiamoci che ci sono anche diversi modi appunto di giocare, ma non solo per dadi o narrativa, teatralità anche, perché certo, comunque devi sapere anche un po' recitare. Cioè, giocare di ruolo non significa sapere necessariamente recitare, ma tu sei un altro personaggio in quel momento lì, quindi qualcosa devi fare. Un pochino devi. Un pochino devi, perché sennò sei sempre tu che giochi. E sì, ci sono dei giochi di ruolo che sono masterless, significa che non hanno il master, quindi tu volendo puoi metterti lì da solo a giocare. Esatto. Uno di questi è quello, l'ultimo illustrato da Loputen. Sì, che c'ho. Anch'io. Salem, qualcosa, non lo so. Sì, qualcosa. Quello lì sono sempre le cule il pomeriggio, stiamo a morire. Però sì, di fatto quello lì addirittura puoi giocare da solo, tu da solo puoi giocare a questo gioco di ruolo. Perché l'obiettivo è quello di far sopravvivere la congrega di streghe. Per sé, di streghe. Questo era un Kickstarter. Sì, che. Sì, ci sono i dadi, ma puoi usare anche i tarocchi e puoi usare anche i Mikado per leggere il futuro. Quindi cioè, ci sono diverse modalità di gioco. Infatti io l'ho preso perché mi piacciono molto anche i tarocchi. E quindi c'era anche quella modalità di gioco e volevo provare diverse cose. Ma sì, poi il problema dei giochi di ruolo è che quando parte il Kickstarter, tu sai che senti la parola Kickstarter e tu vedi già il tuo portafoglio che piange, perché poi ti stregano, cioè stregano. E poi quando sono dei Kickstarter italiani, soprattutto sui giochi di ruolo, io sono sempre lì che... No, ma è vero, ma ci sono anche tante pubblicazioni come possono essere quella lì... Brancalonia, ok, quelle delle avventure assolutamente pazzesche, assurde, totalmente italiane, ambientate in contesti italiani, tipo un'Italia fantasy per esempio, sì, no? Che sì, è una cosa molto esatto, simpatica, ironizza sul tuo stesso paese. Stiamo facendo un giro dove alla nostra destra possiamo vedere una sezione della self area, sono tre file e ci sono diversi espositori che fanno gadget, e lì vi faccio vedere una cosa molto bella, seguitemi, che l'ho vista prima e secondo me cosa vi può piacere. Cosa ci vuoi far vedere? Una cosa che probabilmente adesso compro, però adesso lei shoppa. Io shoppo. Ma io trovo che la self-area sia una delle cose più interessanti dei comics. Vediamo se c'è ancora. Cosa. C'è ancora, ragazzi. C'è ancora. Cosa vuole? È bellissimo. No, ma che bello! Ci sono le prime due che sono a tema Food Dungeon. Sì. Quella di Hades in basso è stupenda. Il videogioco? Sì. Esatto, è bellissima. Ho anche il segnalibro di Good Omens, carino. E i Saturni, fighissimo, tutto molto bello. Wow, guarda che bello quel drago. Sì, l'amigurumi del draghetto, è bellissimo. Quanto consigli, ti fai pagare se te ne chiedo uno? Di vita. Consigli di vita. Da varie creature mitologiche. Non devi dar retta alle loro malelingue, alle loro chiacchiere, né perdere tempo e smentire le loro bugie, irrilevanti bugie. Perché voglio che sappiano la verità. Amica mia, la gente che ama le dicerie non interessa la verità, né capirti. Vedrai le persone che contano davvero capiranno da sole. Manticora. Bellissimo, carino. Veramente veramente carino. Poi questo stile. No, questo stile mi piace veramente tanto. Vorrei prendere poi un bigliettino da visita. Perché poi mi stira sì, io molto. Più che altro volevo prendere Senshi. Vuoi prendere Senshi? Senshi, molto molto bello. Ci stai, veramente figo. Ciao. E là? Ho detto davvero Eila. Eila, sì, sto diventando scivata. Ci sono le spille di Food Dungeon. Beh, molto stupendo. Belle. No, dicevo che secondo me la self area è la parte interessante
dei comics ultimamente, perché comunque la gadgettistica la trovi un po' ovunque, quindi io ci sono gli editori oppure gadgettistica, portachiavini, che comunque trovi abbastanza ovunque, mentre la self-area ti dà la possibilità di avere quella nota di originalità che non hai altrimenti, perché se appunto altre cose le trovi ovunque, mentre gli artisti no. Ed è secondo me una cosa molto positiva che ultimamente le fiere la stanno spingendo molto, perché i piccoli emergenti... In realtà sta tornando più che altro, perché anni fa era molto più presente come cosa e poi è sbiadita, soprattutto dopo che una delle fiere più grosse d'Italia ha deciso di spostarla in un angolino, la sezione. Sì. Quindi è stata un po'... Che comunque è molto ricca, è piccolina ma è molto ricca. Sì, però in queste fiere un po' più piccole rispetto ad altre, esalta poi in realtà Comic Con è comunque grossa, però sì. Qua è veramente molto bella e molto molto piena, molto molto piena. No, esatto, infatti ci sono, io vi consiglio sempre di andare a vedere la self area. E poi qui devo comprare una cosa. Deve shoppare. Ti accompagniamo nello shoppo? Sì, sono venuta con la crew adesso e sono venuta a shoppare perché lei è l'autrice di queste due cose. Ok. E mi ha raccontato di questo qui, che è un fumetto apocalittico. La storia praticamente si svolge in questo mondo in guerra, ed è una guerra tra loro che sono i conigli bianchi e i conigli neri. Lui è un soldato, ma si trova a fare il soldato per necessità, perché in realtà è una persona molto buona e gentile, e la sua vita cambia completamente quando incontra... No, spoiler! Oh no. Quando incontra lei, che è una coniglia nera, e sostanzialmente tra loro si sviluppa un'unione di collaborazione, quando in realtà in tempo di guerra non dovrebbero, perché sono nemici. E niente, mi ha conquistato. E poi invece c'è questo qua che è completo in tre volumi e è un reverse isekai, ma strano, nel senso che di solito il reverse isekai è le persone di un mondo fantasy vengono nel nostro mondo. In realtà qui queste ragazze fanno un aggiornamento del videogioco, giusto? Sì, del loro videogioco preferito, e il loro videogioco preferito si installa nella realtà. E bellissimo! Quindi piano piano le cose iniziano ad arrivare nella sì. realtà. All'inizio poche cose, per esempio la nonna che fa colazione con un'armatura la mattina al tavolo. Col mignolino. Oddio, alzato, molto è assurdo. Educatissimo. Oppure lei che è aggredita da un mostro ciuccia cervelli nel cuore della notte, però tutte cose molto piccole. Poi invece iniziano proprio a trasformarsi pezzi di città, il centro commerciale diventa un dungeon, e quindi insomma tutto diventa molto complicato, perché in realtà vivere in un videogioco fa schifo, perché è difficilissimo, è pericolosissimo, e quindi loro cercano di riportare tutto alla normalità. Molto bello, molto interessante, soprattutto quelli alle persone che interessano gli isekai, vedere questo nuovo take sul genere, vero Albrecht? Potrebbe essere un nostro collega a cui piace lui legge tutti gli isekai, novel, manga, anime. Sì, lui presumibilmente conosce, se c'è un isekai lo conosce, quindi adesso Albrecht conosce anche ora devi. E vabbè, poi se non li conoscete conosceteli, vi prego, partendo da Gaia, Lumina adesso, poi fra l'altro è concluso perché ho preso l'ultimo volume di Luca Comics, andiamo in pensione. Io ho concluso tutto. C'è anche Lux Astra, ha partecipato al Kickstarter. Hai partecipato al Kickstarter? No, io sono sempre stata stronza, l'ho presi dopo. Per questo invece ha partecipato una mia amica, quindi in qualche modo è stato, questo è veramente stupendo. Tra l'altro, voi siete molto giovani e non riconoscerete questa guest appearance su Lumina, però la sigla finale del progetto, voi sapete che Lumina ha la colonna sonora, esattamente, la sigla finale è stata realizzata dai DAM. Mi state guardando tutti con una faccia... No, non esattamente, perché ho un déjà vu. Perché i DAM sono un gruppo rock, hair metal, hair rock italiano, che vinse Sanremo negli anni 90 con la canzone Irene, ma che soprattutto, voi che siete di Anime Click dovreste saperlo, hanno realizzato nel 94, nel 96, adesso non mi ricordo, la sigla iniziale e finale dell'anime Street Fighter 2 Victory, che è una serie... a cartoni animati su Street Fighter 2, la cui sigla era l'opening, si intitola Tra cielo e terra,
dei Dam, e la ending è E pace sarà, e sono due canzoni che sono rimaste molto nel cuore degli appassionati di anime, cartoni animati, giapponesi, eccetera. Lumina chiude la sua colonna sonora con una canzone di Dam ed è la chiusura di un cerchio che abbraccia almeno 20 o 30 anni della mia vita, perché anch'io ero appassionato di Street Fighter 2, dei Dam, eccetera, e sono riuscito a coinvolgere. Ma ti prego di spiegarci la particolarità di stampa di sì, Lumina. No, forse addirittura ad Anime Click lo spiegai già 10 anni fa, sì, ad un Etna Comics. Ha una storia lunga, Lumina. Mi intervistarono, eccetera. Stampato in multicromia, cioè i libri a colori vengono stampati con 4 colori. C'hanno magenta, giallo e nero. Lumina ha 8 colori di stampa, quindi ci sono dei pantoni che mescolati ai primari aumentano la saturazione delle tinte colorate, quindi è come quasi vedere le tavole su un schermo a computer per fargli vedere su un foglio stampato. Allora ci sono, per esempio, ci sono i rossi molto vivi, per esempio, oppure sul numero 3 mostro sempre questa doppia splash page perché è molto d'impatto. Adesso ve la trovo subito, eccola qua. Quindi con queste vibrazioni molto elettriche, sono tutte tecnologie di stampa che un po' particolari, insomma. Veramente, veramente molto molto bello. Poi, dato che prima stavamo parlando di giochi di ruolo, Lux Astra invece è la versione a fumetti della campagna di Intel su Dungeons and Dragons. Sì, quindi anche questa è una serie che è conclusa, che è finita. Cioè con il numero 9 dedicato al personaggio di Boris si chiude tutta la serie a fumetti di Intel Lux Astra. 9 volumi, ogni volume racconta la backstory di un personaggio. Quindi se siete appassionati di gioco di ruolo, di fumetti e di Intel, sicuramente è qualcosa che non può mancare nelle vostre librerie. Bentornati! Buongiorno! Siamo di nuovo, indovinate dove? A Bergamo, no, dove siamo? Altissima, sì. A Bergamo. Siamo di nuovo ovviamente al Comic Con di Napoli 2024, credo, se non hanno cambiato anno, e siamo allo stand di Init. Dove quest'anno c'è un ospite veramente, veramente speciale che è Shun Umezawa. Non l'avreste mai detto, è tipo scritto ovunque. Lo stand è tutto quanto dedicato, almeno questo lato. E cosa super importante, l'autore è qui ed è possibile vincere un autografo. È uno Shikishi speciale che è disponibile soltanto qui, non lo trovate da nessun'altra parte. No. Ci sono sostanzialmente due modi per riuscire a incontrare questo essere supremo che ha facciamo vedere, che ha realizzato tutte queste opere. Per info e regolamento potete ovviamente fare riferimento a tutti i vari social di Dinit per appunto riuscire a ottenere comunque la possibilità di avere il Shikishi. Vogliamo assolutamente raccontarvi del fatto che è possibile acquistare qui in fiera lo starter pack di Shun Umezawa, dentro contenente 3 opere, roba, quindi un sacco di roba veramente. Per chi non ha ancora avuto modo di iniziare, non ha avuto modo di conoscere l'autore, questo pack appunto è starter, quindi un buon primo impatto. Entry level, chi lo sa, in ogni caso in questo modo avrete modo di conoscere l'autore, magari anche spendendo un minimo di 50 euro incluso questo lo starter pack, potete avere un'occasione di incontrare l'autore. Altrimenti c'è un'altra modalità, che è ovvero quella della vittoria, quindi c'è questo, chiamiamolo tipo lotteria concorso, sì, diciamo così, in cui, ecco qua, grazie mille, danno questo ticket bellissimo, esatto, con dentro anche una bellissima illustrazione di Darwin's Incident. Estraggono dei numeri in base a quanti volumi comprate di Darwin's Incident o comunque esatto, qualsiasi altro prodotto di Umezawa. Grazie mille. E spendendo o anche solo un solo volume più 20 euro in totale, esatto, avete questo talloncino. Esattamente. Arriverà poi un momento in cui verranno annunciati i numeri vincenti. Circa verso le 5 e mezza dovrebbe esserci. Sì. Le 5 e mezza dovrebbe esserci l'estrazione. E
allora scoprirete se avete vinto. Esatto, esattamente. Ma beh, poi volevamo farvi anche vedere un'altra cosa che è disponibile qui, che è la Collector's Box, sempre di Umezawa. Di una bellissima edizione. 1,99, che sembra un prezzo, che non è il prezzo neanche l'età di accesso, tipo il Monopoli, dagli 1 ai 99 anni. Appunto disponibile qui. È bellissimo l'effetto che fa quando hai due box sì, vicini. È veramente, è un po' vagamente inquietante. Devi aspettare un po' come la copertina di Utopias, Utopias. Che trovate nello starter pack. Che trovate nello starter pack. E se non sbaglio dovrebbe esserci in anteprima qui il 5 di Darwin Influence. E in fondo c'è anche una variant. Esattamente, la variant esclusiva di Darwin Sinste, che è davvero carina, cioè lui prende esclusiva Comic Con 2024, cioè prende il mondo come se fosse una sorta di polpetta, è bellissimo, mi piace. Ma perché siamo a Napoli? Sì, in Napoli c'è il fritto, quindi lui sta friggendo il mondo. Incredibile, incredibile. Ovviamente ci sono anche tantissime altre. Non c'è solo Umezawa, veramente. Keigo Shinzo, che abbiamo avuto ospite a Lucca. Mamma mia. E che look è stata? Oddio, c'è lei e il suo gatto che è il... Ah, visto il corto animato! Di Shinkai, Shinkai. Davvero carino. Veramente, veramente tanto. Facciamo vedere. C'è un sacco di roba. Io letteralmente, soprattutto la collana showcase di Init è qualcosa che mi manda i pazzi. C'è veramente un sacco di roba. Qua abbiamo anche una piccola zona dedicata a Kantakama, che abbiamo avuto anche lei ospite a Lucca e anche in tantissimi altri eventi organizzati in tutta Italia, e abbiamo avuto anche modo di intervistarla, quindi noi rilanciamo sempre l'offerta. Se ancora non avete avuto modo di conoscerla, tra le novità, eccola. Tra le novità abbiamo Land di Kazumi Yamashita. È un mattone comunque, c'è sempre il volume ed è un numero uno, quindi ci sarà molto da leggere. Sfogliamolo, sfogliamolo bene, perché è sempre difficile parlare di fumetto senza farlo vedere, insomma. Oddio, è particolarissimo. Sì, ha gli occhi. Ha gli occhi cuciti. Esatto, esattamente. O cuciti o una due cicatricione. Non saprei dire, non l'ho letto. Tocca a voi scoprirlo. Tanto io non so leggere, quindi insomma. È un'altra novità. Esatto. Odd Taxi, che è presente anche al Comic Con con una variant che però trovate da Manga.io. Stessa cosa per Land. Stessa cosa per Land, esatto. Odd Taxi, io di recente sto recuperando l'anime. È particolare, molto carino. Allora, non l'ho ancora finito, quindi non ne posso dare spoiler né li vorrei. Però ammetto che moltissimi sono partiti un po' prevenuti sul fatto che, ecco, animali antropomorfi. Sì, esatto, è molto non è quello. Non è assolutamente quello, è tutto, è un thriller giallo pieno di riferimenti culturali. Per esempio nell'anime mi ha ucciso una scena in cui a un certo punto iniziano a parlare a casissimo di Bruce Springsteen. Sì, è vero, è vero, è vero. Io ho visto la scena e ho fatto, ma adoro? No, è verissimo, è verissimo, è molto molto particolare. E diciamo che il fatto appunto che siano animali rompe un po', cioè non ti aspetti dove sta andando a parare. Col fatto che poi ci sono certi personaggi che fanno di cognome Homo sapiens. Sì, 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 della serie wow. Ma che vuol dire? Che vuol dire? Che mi stai raccontando? Chi ha visto l'anime e l'ha concluso sa, chi ancora non l'ha visto lo può recuperare. È vero. Anche un film, ricordiamo. E anche un adattamento live action. Sì. Sempre su Crunchyroll, lo trovate tutto quanto su Crunchyroll, o altrimenti il manga qua presente. Sì, che è in il primo numero arriva proprio per Dinit. Esatto, andiamo avanti. Poi ci sono. Io non so perché, io continuo a essere estremamente ispirata da Kajiki Chef, mi fa impazzire i disegni, non lo so. È molto particolare, bellissimo. Sì, mi fa veramente impazzire. Prima o poi mi sa che c'è. Ma guarda cedo. Il pesciolone gigante. Beh, che c'era. Ah, buono. Stupendo. Ho una fame adesso. Non ho ancora fatto colazione. Ma neanche tu. No, infatti. Perché non fai colazione, mannaggia? C'ho ancora la pizza di ieri. C'è ancora la pizza di ieri, perché qua, signori, a Napoli fioccano le pizze. E qua abbiamo i grandi classici, come GTO, quanta roba di Beck, signori. Ah, qua io mi sono un attimo allungata, sto preparando delle cosine bellissime. Facci vedere. Gatti! Red Cat Ramen. È arrivato anche questo. Spogliamo, a Napoli. Spogliamo. Sì, sì, questo si può spogliare perché. Però quello questo no. Questa è la variant invece. Con un portachiavi apri bottiglia. C'è.
io lo comprerei solo per questo praticamente. Bellissimo. Bellissimo. Ve lo ricordate quell'anime del gatto domestico? Oddio, quello nero gigante, sì, depresso. Non mi ricordo il nome. Non so perché. Is depressed again today, una cosa del genere. È bellissimo. Quindi questo manga che mixa animali antropomorfi con esseri umani. Con esseri umani che cucinano Rame, la tigre, che cioè incredibile, sembra molto molto particolare. Di questo non mi ricordo se è già uscito, deve ancora uscire un adattamento animato. Ah sì sì sì, l'hanno annunciato. E quindi anche quello sarà disponibile prossimamente, forse l'hanno annunciato in altre piattaforme, non ricordo esattamente. Comunque seguiteci sul sito per lo novità. Lo saprete. Sì. In ogni caso siamo qua dietro allo stand di Dinit, questo è il nostro carissimo Dokawa e il suo bellissimo taxi. Quindi questo è un allestimento per promuovere l'uscita del primo volume del Tricheco Tassista. Il Tricheco Tassista, sì. Tricheco Tassista. È un bellissimo posto dove fare tantissime foto. E quindi se avete un cosplay di un Tricheco, mi sembra il posto migliore per venire a fare delle foto. Sì. O se avete del cosplay di una macchina, anche. O se avete il cosplay di una pecora. Se avete il cosplay di una pecora. Oggi mi sento parecchio fortunata. Tu che un dici? Un cornetto. Il toscio cornetto. Il toscio cornetto? Guarda che bello. Ebbene sì. O il corno can. Perché c'è anche can finale. Quindi corno can. Dovrebbe essere sembra brutto però. Sembra. Il cornetto. Il toscio cornetto. Vabbè, fai te che. Il toscetto. È proprio brutto. Il toscetto. Comunque. Siamo da toscio can. Ah, e quindi vabbè. Dovevamo spiegarlo. Siamo qui da Toshokan con tantissime offerte, non solo di manga ma anche di gadget che potete prendere con vari tot euro di spesa. Esatto. Il Toshio Cornetto con 5 euro e così via, proseguendo con il famosissimo Toshio Ombrello, che a Lucca è stato un salvavite. Cioè io anche a Napoli fino a ieri è stato un salvavite. Oggi invece che splende il sole avete il Toshio Cappello e la Toshio Ventola, questa bellissima Toshio Ventolina. Ma poi siamo a Napoli e quindi il cartone della pizza, questo qua invece si compra da solo 40 euro di spesa, però dentro avete di tutto, vari volumi del valore maggiore di 40 euro, e se siete abbastanza fortunati, quindi magari tenete con voi tantissimi Toshio Cornetti, potreste trovare uno sketch di Sang Chen, l'ospite taiwanese di Toshokan. Quindi volete provare la vostra fortuna? Io ho già dato. Hai già dato? No, io ho già fatto il firmacopie e sono soddisfattissima. Io così. Sarei interessata alla Toshio Ventola, se posso dire. Tantissime altre opere, Mayfly Island, abbiamo avuto a Lucca, Evan Green ospite, che chi ha visto altro che sketch, i dipinti che faceva. Raga. O sul volume o anche sullo shikishi, quanta quello dorato. Roba. Quanta roba. Era davvero maestoso. Pazzesco. Ricordiamo che questa funge da prequel di quello che è un progetto animato in corso, quindi stay tuned perché ne scopriremo sempre di più. Diciamo che sono una toscioglietta, ma oddio, cioè veramente anche la maglio can, volendo. Dipende un po' uno come decide di mettersela. Che poi ci sono due magliette, perché questa è quella classica, poi ce n'è un'altra con lo che ha come immagine, eccola, hanno fatto vedere le grafiche per un attimo, con quel disegno che vedete attaccata alla parete, quindi con Toshio Man che sfida Pulcinella a braccio di ferro. Pazzesco, bellissima. Pazzesco. Quindi o potete prendere la maglia qua con questo disegno, roba, ma infatti è solo qua. O prendete la maglia con questo disegno, oppure direttamente il manifesto, che è enorme. Oppure rubate il manifesto. No, non bisogna rubare. No, i manifesti non si rubano. Questa invece è tutta una zona dedicata a Changsheng, quindi esatto, con questo spaziettino libero dove il maestro si siede per realizzare. Ma che belle, tra l'altro, copie. Queste copertine, che così simmetriche, così anche inquietanti, un po' molto miri, molto. Però ci sta. Assolutamente, sono una più bella dell'altra, non saprei decidere qual è la copertina più bella. Sfogliamo qualcosa per sfogliamo far il vedere primo chi volume. Non conosce il maestro.
Allora, lo stile di Chang Sheng è molto particolare perché lui ha vissuto e cresciuto con questo connubio di manga e fumetti americani. Fantastico. Quindi l'influenza dell'uno e l'influenza dell'altro si sono mescolati in quest'opera in cui un'attrice del teatro di Pechino è una supereroina. Meraviglioso, meraviglioso. Infatti si vede perché vedevo questa... Scusatemi, mi sto un attimo impallando perché cercavo una scena specifica. Eccola qua. Non è una posizione normale che si trova in un, no, in un manga, è di palese ispirazione americana, nonostante qua stia improvvisando, non improvvisando, ma comunque performando degli atti di arti marziali. Questa dinamica qui non è assolutamente da manga, no, è proprio un connubio sia di stile che di formazione della vignetta di per sé, è molto particolare. Lo storyboard è prettamente quello del manga, però i disegni, lo stile è americano, trasuda di, cioè, di America. Cioè questa è Jessica Jones. È letteralmente è Jessica lei. Jones, pazzesco, pazzesco, fantastico. Rimettiamolo simmetrico. Per partecipare a Firma Copie di Chang Sheng avete un modo molto semplice: comprare un volume di Yan qualsiasi, quindi se avete già iniziato c'è il sesto volume che è appena uscito per la fiera, se no avete modo non di iniziare. Iniziate dal sesto volume, vi prego. No, prendete, se non l'avete ancora iniziato, il primo volume. Okay. E in più comprerete questa bellissima copertina variant a costo di 3€. Esclusiva. Che è duple face con questa parte bianca dove il maestro farà il suo sketch. Veramente bella anche questa copertina. Veramente carina perché tu la puoi usare sia come copertina variant da mettere sul volume, che volendo piegare a metà, incorniciarla e metterla da infatti, parte. Infatti puoi farci un po' quello che vuoi. Puoi è veramente scelta libera. Veramente stupendo. Consiglio vivamente perché... è qua, perché non farlo? È qua ed è venuto direttamente dal Taiwan, quindi approfittatene se no, ci no, siete. Non so quando torna. No, torna. Ci vorrà un bel po' di tempo. No, infatti. Siamo giunti fin qua per farvi vedere Giundo. Quante persone avranno già fatto questa battuta? Non so, è talmente stupida che non penso. Nel troppe. Caso, se nessuno l'ha fatta, prenditi il copyright mia. Quindi mia. Occhio. Siamo da Giundo con tantissime. Che ci ovviamente. Racconti? Che ci racconti? Allora, ci sono tante novità. Sì. E possiamo già partire subito con quello che è l'ospite della fiera. Mm. Portata con sia con Giundo che con Star Comics. No, giusto, vero. Ovvero Cre e Jade. Hey. Chi già li conosceva, ovviamente li conosceva per Spiderweb. E a Luca abbiamo avuto una variant, un'edizione variant di quest'opera, che è disponibile anche in questo meraviglioso box. Bellissimo. Che, allora, a me piace tantissimo lo stile, sia di disegno che proprio della grafica. Ma mi piace molto anche il contrasto cromatico, però come al solito quando parliamo di un'opera dobbiamo farla vedere. Sì, facciamo vedere. Comunque questo è un webtoon, quindi un'opera ovviamente coreana. Facciamo vedere tutte le tavole. Wow. E di questo cosa ci dici? Allora, Spiderweb è solamente di Giundo. Shenze, ancora non ho capito come si pronuncia. Scusateci. Ma questa è l'opera che hanno portato in collaborazione con Star Comics. È già. Per questo motivo che ci sono le due attrici ospiti. Ma dobbiamo anche questo facciamo vedere. Dobbiamo mostrare. Quest'opera in particolare mi ispira molto. Perché ci sono molte tavole quasi, oserei dire, quasi psichedeliche. Okay. Oh, per wow. Queste inquadrature fisse sugli occhi. Sì, e ci sono, noto. Ci sono, eccola qua. È una delle tavole più particolari che abbia mai visto in quest'ultimo periodo. Pazzesca, veramente strana. Molto. Da un lato è you, dall'altra è wow. Ok. Cioè, è quel ok che ti porta giù nell'oblio. No, regà, cioè, top, bellissimo. Immaginatevi questa a scorrimento che vedi pian piano questa cosa e poi bam, l'occhio gigante. Infatti, pazzesco. Comunque di quest'opera trovate il volume normale qua allo stand di Giundo e anche allo stand di Star Comics. Però per gli abbonati di Giundo c'è anche la variant Giundo One. La Giundone? Giundone. La Giundone, cioè la variant Giundone.
che anche quella è veramente bella. Potessimo mostrarvi l'illustrazione, è veramente bella anche quella. Se nessuno ha fatto Giundone, voglio il copyright anche per questa. Un'altra opera, questa è stata lanciata a Romix, Lost in the Cloud, era veramente richiesta. Io ho un'amica in Indonesia che è impazzita appena le ho detto che sarebbe arrivata in Italia. Mi ha spammato i messaggi, mi ha fatto: ma non è possibile una cosa del genere. Invece ha è successa. Dei tratti molto molto puliti, è veramente pazzesco come la pulizia di questi tratti. Wow, questi personaggi, wow. È molto soft, quindi siamo passati da un'opera inquietante, creepy, a questa qua. Fai anche conto, guarda che cucciolone. E usbando material per te? No, usbando material forse più l'altro, però l'altro. Diciamo che lascio a voi la decisione. Vabbè, perché sono gusti. Tu puoi avere un'opinione. Sono gusti. Sono gusti. Ci spostiamo. Che bellissimo! Gli stand acrilici sono una trovata che secondo me è geniale. Stupendi. Sono bellissimi. Ovviamente questi sono i personaggi di Checkmate di Lianga Jia, che abbiamo avuto ospite a Lucca e ce l'abbiamo anche qui a Napoli. Ormai si è abbonato. Ormai è innamorato perso dell'Italia. Wow, niente. Fantastico. Stiamo lo conquistando ma, tutti. Insomma, facciamo ancora vedere a colori. Ormai sì, ormai è di casa. Perché sembra un tratto da manga, però è un webtoon, no? Sì. E quindi a colori fa strano, perché è strano vedere un manga a colori, però non è un manga di fatto. Infatti mi ha stupito perché ho visto, sembra un manga ma a colori. È quasi acquarellato. Esatto. E questo stile se lo porta anche in All of You, che è un'altra sua opera. Anche qui, volumi singoli oppure con il bellissimo box. Ah, sì. Guardate qua. Che è il box. Quattro volumi in totale, veramente bello. Cioè comunque le illustrazioni che ci stanno. No, questo sono io. Mio mood, non lo so, è un mood. Questo è il nostro cameraman. Io sono il re della roccia. E voi femminucce non potete farci niente. Niente, ci sono tantissime cose che vorremmo mostrarvi, ma diciamo che prima di farvi vedere una marea di gadget che stanno, altri stand acrilici. No, di Soulmate, che bello, ho letto il primo volume. E un Onyuri molto caruccio, anche di questo, prego, ci scusi. Anche di questo ci sono 5 volumi, anzi, no, 6 volumi, pardon. Che sia anche. Esatto, e c'è anche un'edizione in box che è anche questo gigante. Wow. Oddio, non li avevo visti. Cucurino. Ma che carini. Con la stellina. Stupendi. I ventaglietti, perché il qua ci tengono. Il giundaglietto. Il giundaglietto, perché qua tengono alla temperatura corporea, anche perché avvicinarsi a tutta questa roba la fa salire. Insomma, anche il... E double pass. Bellissimo. Vestito nudo, bellissimo. Anche il kimono dello staff è veramente figo. Ah, sì. Ma vanno. Ma anche il kimono di sono kimono molto veramente anche bello, solo a vedere sì. Il kimono dello staff, perché sono veramente un bijou. Facciamo vedere la grafica dietro. Wow! Veramente fichissimo. Veramente bello, complimenti. È pieno di gente e non riusciamo neanche ad avvicinarci allo stand, però infatti hanno preso d'assalto lo stand Panini. Esattamente, meglio muoversi a sì. distanza per evitare di incasinare tutto, però come al solito potete vedere la ampissima varietà e quantità di roba che offre lo stand Panini. Questa con tutta la sezione Planet Manga. Esattamente. E di qua invece c'è la sezione Marvel. Marvel e DC, perché viene sempre dimenticata la povera DC? Vabbè, ho visto Marvel, ho detto Marvel. Mannaggia. Con un sacco di autori, tra cui abbiamo anche avuto modo di intervistare. Tu hai avuto modo di intervistare. È stato veramente, veramente emozionante, devo dire la verità. E autori incredibili, c'è anche uno dei miei autori preferiti, disegnatori preferiti, che è Simone Di Meo, che ha disegnato le copertine di Batman Robin. Wow, e non solo in realtà. Qua invece Disney. Poi ci sono le varie variant di Topolino per gli eventi, però adesso non riusciamo a farvi vedere perché questo stand è preso d'assalto. No, non infatti possiamo avvicinarci, ragazzi, ci dispiace un sacco. Anche perché molti qui stanno
comprando per avere la possibilità di fare film a coppia di tutti gli autori Marvel, DC, eccetera. Cioè, quello, vedo da lontano quello che è il mio personale fumetto preferito in assoluto, che è Harleen di Stefan Sejic, cioè Un giorno spero, quello là, quello là, sì, con la maschera. Questo... Io spero veramente che un giorno possa arrivare in Italia, perché me lo porto a casa, letteralmente. Non vedresti l'ora di intervistarlo, praticamente. No, non vedo l'ora di rapirlo, che è molto diverso, è molto molto diverso. Che dire, fate assolutamente un salto il prima possibile, prima che sparisca tutto quanto. Assolutamente. Ma stai rubando i cartonati, ma stai male? Che problemi hai? Sto solo sistemando per fare le riprese, così si vede meglio. Ma i cartonati? Ma mica sono... cioè, fosse stata Miku di Quintessential Quinto, per forza l'avrei rubata. No, levati.